Ragazzuoli, ciao a tutti, io e Lucone siamo ancora a Roma. Anzi, in realtà quando uscirà il video probabilmente saremo in treno. Ancora probabilmente nel Lazio, però insomma comunque non mi interessa un cazzo di Roma, stare a Roma. Solo la Lazio, hai detto? Anche, però in un qualche modo Roma ritorna in questo video, considerando che si parla a tutti gli effetti di un possibile colpo proveniente dalla Roma, che io ti dico la verità. Vai. Nel momento in cui una notizia inizia ad essere particolarmente ciclica, entro sempre nell'ottica che prima o poi effettivamente quel determinato giocatore alla Juventus arriverà. Okay. Federico Chiesa quante volte era stato accostato? Una miriade. Il Pogba è probabilmente dal 2017 che si parla. Dal giorno dopo che è partito. Era già ritornato nella testa di molti. E quindi anche Zaniolo, nel momento in cui no, inizia ad essere un discorso ciclico, ero già entrato da tempo nell'ottica che probabilmente sarebbe in un qualche modo arrivato a Torino. Poi lui ha avuto una sfiga abbastanza particolare, nel senso, si è fatto due crociati che probabilmente hanno anche ritardato questa possibile cosa che invece pare essere sempre più... Guarda. Vai. Realizzabile. Pensavo probabile. Probabile, ma guarda, probabilmente sì. Probabilmente, sì, probabile. Probabilmente probabile. Probabilmente probabile. Solo che in tutto questo, giustamente, nonostante il suo contratto in scadenza nel 2024, comunque c'è da dire, come Matthijs de Ligt, un altro nome che se uno entra l'altro potrebbe uscire, non vuole rinnovare e la Roma giustamente chiede una cinquantina di milioni. La Juventus sì, ha provato diverse volte a buttare dentro qualche giocatore, ma non pare sia stato particolarmente apprezzato dalla Roma. Magari Arthur sì, però nel momento in cui magari i milioni da dare al giocatore sono lordi? Ah, tanti. 13? 14? Giustamente loro ti dicono, beh, noi comunque il giocatore per altri 2 anni ce l'abbiamo di contratto. Tu pare lo vuoi a tutti i costi? Voglio i soldi, voglio il cash. Non sono ad oggi nella posizione di potermi mettere a culo Bosoni e accettare quasi a tutti i costi la tua proposta. E la vera domanda forse è quella. Ad oggi, 50 milioni cash per Zaniolo, tu li spenderesti? Io no, ma l'ho già detto tante volte, ma non perché non mi piaccia Zaniolo, ma perché 50 mi sembrano decisamente troppi. Poi mi sembrano tanti anche quelli per Chiesa. È ovvio che... dipende anche dalla formula, perché se mi dici sono 50, però il prestito è biennale con l'obbligo di riscatto, come quando vai a fare un leasing per un finanziamento per la macchina, ti dà la macchina subito, me la paghi in 2 anni, ma mi paghi di più. Guarda, io ti dico, ovviamente non so come si risolverà tutto quanto, ma già per esempio si parlava di prestito con obbligo. Sicuramente in caso la cosa che mi stupirebbe sarebbe un pagamento subito a titolo definitivo piuttosto che magari appunto un prestito, una formula creativa come Locatelli, come Chiesa, di fatto prestito biennale, poi certo, riscatto del giocatore, magari a condizioni estremamente facili, così che magari la Roma non si possa trovare in difficoltà, ma anch'io mi aspetto una cosa di questo genere. Il vero dubbio, oltre che quello dove mettere magari poi Nicolò Zaniolo, è la questione ovviamente legata ai problemi fisici. È vero che pare si sia ripreso bene, perché nell'ultima stagione penso che abbia fatto... una trentina abbondante, cioè in Serie A mi sa una trentina abbondante. Soprattutto poi anche con una certa continuità, cosa che evidentemente prima non si era particolarmente vista, diciamo. Però effettivamente non dico sia un rischio, perché non lo è, anzi, è anche intrigante, come hai detto anche giustamente te, molto intrigante. Però cavoli, dici, porca boia. No, poi anche perché l'ultima stagione in Serie A di Nicolò Zaniolo non è stata proprio fantasmagorica. È stato più decisivo in Europa. È meglio in Europa, esatto, decisamente meglio in Europa. Poi è vero che lui giocava seconda punta quest'anno in appoggio a Tammy Abraham, che siccome non è il suo ruolo, ci sono stati anche dei momenti in cui Mourinho l'ha anche tenuto fuori, però secondo me Zaniolo, mettere in dubbio la qualità di Zaniolo, no, secondo me no, secondo me è folle, sono più davvero le condizioni fisiche e il prezzo, poi dipende come vanno a articolare la trattativa, perché io sono il primo a dire 30 milioni prima contropartita, sì, per me sì. Alla grande, se poi magari è Arthur che è il famoso due piccioni con una fava. Io ti dico anche McKennie. Te dice anche McKennie, che comunque potrebbe essere già
più appetibile per caratteristiche, ma soprattutto per cifra dello stipendio. Certo. Arthur è a tutti gli effetti, anche lo metti in uno scambio, considerando che tu l'hai pagato sull'ottantina. Sì, io devi svalutare te, Arthur. O vai in minusvalenza, o comunque devi poi ipervalutare Zaniolo per non andare in minusvalenza con Arthur, che alla fine, parlando di queste cose, devi fare anche discorsi proprio in termini numerici, di bilancio. Di... E poi la Juve, da un paio d'anni a questa parte, questo è il secondo anno, se ne frega un po' adesso delle plusvalenze, non gli interessa più perché era diventato un cortocircuito. Momento in cui poi fai minusvalenza con Ronaldo, probabilmente... Appunto, per quello ti dico, cioè... La Juve oggi si è messa nell'ordine delle idee che ci sono dei giocatori sui quali non vai a fare minusvalenza, perché magari hanno mercato, vedi Mandragora, certo. 10 milioni, voglio 10 milioni, finché non me li danno non parte. Sì. Giocatori come Arthur, che sai che sono invendibili, e allora quello che arriva, arriva. Lì secondo me l'unica carta che ti può giocare appunto è un prestito. Sì. Così poi si abbassa la quota, speri faccia talmente tanto bene che poi vabbè, trentina di milioni è un 96 comunque. Quindi... Certo, ma non è quello il punto. No, è per dire... Un altro dubbio che io ho, partendo dal presupposto che si sta continuando a parlare di una Juventus in ottica 4-3-3, sì, considerando che Di Maria dovrebbe arrivare in settimana, è vero che l'altro certo che hai inizio campionato è Vlahovic, che è la prima punta, quindi figuriamoci, in attesa di Chiesa, da capire se verrà a tutti gli effetti arruolato qualcuno dell'Under 23, nella parte offensiva, sappiamo che probabilmente no, tra Fagioli, Miretti, qualcuno rimarrà, magari anche entrambi, questo lo vedremo. Quello che ti chiedo io, nel momento in cui fai anche giustamente un investimento di 50 milioni per un giocatore che vuoi evidentemente da tempo, tu Nicolo Zaniolo, dove lo vedi? Questa Juventus, ovviamente. Questo è difficile perché ne ho parlato, ho provato a farmi la stessa domanda, ho fatto un video su sta roba. Per me Zaniolo è un'ala destra, cioè parte da destra e si accentra, si va verso sinistra, come è molto bravo anche a portare palla in quella zona di campo, molto molto bravo, però lì ci vedo Di Maria anche. E io ti dico che tecnicamente ci potresti vedere anche Cuadrado e Chiesa. Sì, è quello il problema, è quello lì il problema. Chiesa penso sia destinato alla parte sinistra. A sto punto sì, perché comunque ci giocherà, no? Di là. Ma guarda, anche Di Maria potrebbe, però insomma... Sì, ma lo denaturalizzi. Certo. E allora ti dico, secondo me Allegri è così matto, perché Allegri vede il calcio a modo suo, che te lo piazza a mezzala. Pogba da una parte e Zaniolo dall'altra. Assieme a Loca. Sì, probabilmente Locatelli. Però secondo me sta ragionando su una roba di questo tipo. Cioè, vederlo in più ruoli Zaniolo. Quella famosa mezzala alla Mandzukic, anche se vogliamo, che un po' sta largo, un po' sta dentro, un po' sta alto, un po' sta basso, un po' sta largo, un po' si butta in mezzo della partita. Sì, a seconda del momento della partita, secondo me Allegri Zaniolo lo vede per quella roba lì. E quindi, per fare un recap, Zaniolo a 50 milioni al netto di tutti i vari discorsi, sì o no? Se è prestito biennale con obbligo di riscatto, sì. Se è pagare un'unica soluzione, ni. Anche perché però qui effettivamente c'è una cosa che non va sottovalutata. Questo è un gobbo fino alla morte. Sì, è vero. Questo è un gobbo. E comunque sembra banale, ma nel momento in cui tu entri a tutti gli effetti nei cancelli della tua squadra del cuore, è qualcosa che cambia, eh. No, ma dopo poi, fai il matto. Ma sai però, Chino, qual è il punto? Tanti anni a Roma, io mi ricordo delle Roma fantastiche. Cioè, avevano delle squadre che... addirittura c'è tanti degli anni che ho temuto potessero vincere lo scudetto al posto nostro. E tiravano fuori dei talenti, ma dei talentoni veramente che esplodevano. Poi magari perché tutta la squadra girava e quindi sembravano anche particolarmente più forti. Non è la stessa sensazione che ho con Zaniolo. Okay. Ma era la stessa sensazione che non avevo con Chiesa. Perché la Fiorentina addirittura l'anno prima che lo prendeva ha lottato per salvarsi i primi due anni, certo, prima di noi. E lo stesso Vlahovic. Certo. Cioè Vlahovic non avrei mai pensato che potesse scoppiare, esplodere in questo modo, in sei mesi, esatto. E quindi si tratta sempre di anticipare il momento di esplosione del talento. E io credo di essere così bravo da vederlo oltre, quindi magari loro l'hanno visto e fanno benissimo buttare su Zaniolo. Io oggi lo considero ancora non forte come... Poteva essere il Salah, il Nainggolan, lo Strootman, tutti quei giocatori. Più che altro io penso che in questi discorsi
ci sia ovviamente anche quel timore legato appunto a quei due crociati, certo. comunque per un calciatore il crociato destro, il crociato sinistro è... cambia tutto. E comunque rischi di avere dei problemi nel corso del tempo. E vedremo, voi ragazzuoli, fateci sapere qui sotto la vostra con un commento riguardo tutti i discorsi fatti, tutti i punti toccati, sì, a livello di cifra, a livello di trattativa, dove lo vedrete, 50 milioni, che il cazzo che volete, insomma. Altrimenti non guardatelo, sono già a fine, come fanno a non guardarlo, dimenticatevelo. Ingannevole come cosa, ti direi. Scammata. Io ringrazio Lucone, ovviamente quando ci saranno degli aggiornamenti sulle varie situazioni, noi saremo qui, purtroppo. Qui? No, nel senso, purtroppo poi ognuno nei rispettivi canali, sarebbe bello, no, essere, dai, sempre anche compagnia per... Urla. E sappiamo anche di chi, ma è un altro discorso. E nulla, noi vi mandiamo un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza, questa cosa qua.